Una buona serata dal telegiornale di Imperia TV ed Andrea Pomati. Nemmeno la nomina da parte di Silvio Berlusconi, di Giovanni Toti e Mara Carfagna sembra far trovare il dialogo e la quadra in Forza Italia. Anzi, ormai la questione appare come una corsa a due per la conquista della leadership e la cosa non piace nemmeno a Berlusconi. Vediamo. Dopo la nomina di Giovanni Toti e Mara Carfagna da parte di Silvio Berlusconi, quali riferimenti per cercare di trovare un accordo e formulare proposte per dar vita alla nuova Forza Italia, non sembra che le cose per il partito di Berlusconi stiano andando meglio di prima. Come ha notato e evidenziato in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo, l'ex coordinatore, attuale sindaco di Imperia Claudio Scajola, che trasformò il movimento di Berlusconi in un vero partito, Toti e la Carfagna sembrano più impegnati in una gara a due per contendersi la leadership piuttosto che nel gettare le basi del futuro partito. E qualcosa in questo senso lo ha capito anche lo stesso Silvio Berlusconi, che nelle ultime ore, non a caso, ha detto a chiare lettere che alla guida del partito resta saldamente lui. Una presa di posizione che ha subito trovato la ribattuta di Toti, che dice: o arrivano risposte concrete entro il 6 luglio o la rivoluzione di Forza Italia è già bella che finita. Il 6 luglio infatti è la data che lo stesso Toti aveva fissato, prima ancora dell'investitura berlusconiana, per il suo incontro a Roma circa il futuro del centrodestra. Ora le risposte che Toti vuole da Berlusconi sono quelle relative alle primarie e alla allargamento del partito verso l'esterno, una richiesta che il governatore Ligure avanza forte anche di recenti sondaggi che lo vedono favorito rispetto alla Carfagna e altre figure di Forza Italia per assumere la guida del partito. Insomma, proprio come dice Claudio Scajola, tutto fa pensare che sia cominciata la corsa non verso la nuova Forza Italia, ma piuttosto verso la nuova leadership, con rischio tutt'altro che fugato di una spaccatura netta del partito di Berlusconi. Il caldo degli ultimi giorni è destinato a proseguire, anzi il disagio per le persone peggiorerà a causa dell'aumento dell'umidità, lo ha evidenziato in collegamento telefonico con la nostra redazione Federico Grasso dell'ufficio comunicazione di ARPAL. Federico Grasso, allora, sembrava che l'estate non volesse mai arrivare, invece è arrivata in pieno. Tanto caldo, ma ce ne dobbiamo aspettare ancora di più. Che cosa sta succedendo? E anche e soprattutto le variazioni per quello che riguarda l'umidità e quindi quello che potremo percepire al di là della temperatura reale. Esattamente, l'estate è arrivata di gran carriera con temperature che per giugno sono di tutto rilievo. Ieri siamo arrivati ad una massima di 39,3 nel Levante regionale, quest'oggi nell'Imperiese abbiamo già dei valori che intorno alle 14 superano i 37 gradi a Pieve di Teco, a Rocchetta Nervina e a Onzo, tanto per fare qualche nome. In costa va un pochino meglio per quanto riguarda le massime, in Imperia in questo momento siamo nell'ordine dei 31 gradi, Sanremo siamo a quota 31,1 e probabilmente i massimi saranno ritoccati verso l'alto nelle prossime ore, nella parte centrale del pomeriggio. La notte tra giovedì e venerdì si annuncia come la più calda di questo periodo e quindi se questa notte le temperature per esempio in Imperia sono scese fino a 26 gradi e 6, è verosimile che giovedì e venerdì qualche decimo di grado in più resti. Domani probabilmente è la giornata più calda in assoluto perché oltre alle temperature registrate in questi giorni si andrà ad aumentare un effetto favonio, cioè un effetto di riscaldamento dovuto alla compressione dei bassi strati dell'atmosfera da una ventilazione da nord che domani potrebbe essere più pronunciata e quindi questi valori sono destinati ad essere ulteriormente spinti verso l'alto. A questo si aggiunge quello che dicevi poc'anzi, il discorso relativo all'umidità. Finora siamo stati abbastanza fortunati, l'umidità è rimasta con valori medi, percentuali tra i 40 e il 60%, con l'eccezione forse dell'unica bordighera che ha toccato nei giorni scorsi anche l'80-90% di umidità. Questa notte e domani probabilmente l'umidità crescerà in tutto il territorio regionale e quindi il disagio che il fisico percepisce per via dell'azione combinata di temperatura e calore sarà maggiore. Oltretutto questo disagio sarà ulteriormente accresciuto dal fatto che ormai saremo al quarto giorno consecutivo con temperature così elevate e le ultime due notti sono già state particolarmente difficili. È stata archiviata la posizione dell'ex assessore di Alassio Rocco Invernizzi in merito all'indagine relativa alla gestione dei rifiuti nella città del Muretto. Invernizzi, proprio per questa indagine, si era dimesso dalla giunta. Ne parliamo in un servizio.
Dopo la richiesta di archiviazione per la consigliera Paola Cassarino, nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei rifiuti di Alassio, riarriva anche la richiesta di archiviazione per l'ex assessore Rocco Invernizzi. Le indagini che avevano coinvolto gli esponenti dell'amministrazione guidata dal sindaco, ora sospesa per altre vicende, Marco Melgrati, ruotavano attorno a presunte pressioni che sarebbero state fatte per l'applicazione di un contratto a progetto. Come sostenevano i difensori degli indagati, però, non sono emersi elementi a sostegno della tesi accusatoria e gli stessi PM hanno quindi chiesto al GIP l'archiviazione, che è stata accolta. Rocco Invernizzi, assistito dall'avvocato Franco Vazio, proprio a seguito dell'indagine aveva dato le dimissioni da assessore. A suo carico resta ancora da chiarire la questione relativa alla meno grave ipotesi di reato di tentativo di abuso in atti d'ufficio. Anche per questo aspetto Invernizzi si dice certo di poter dimostrare la sua completa estraneità ai fatti. Il comune di Andorra approfitta della stagione estiva per portare avanti alcuni interventi che riguardano gli edifici scolastici, la scelta è legata al fatto che l'assenza degli studenti consente di operare con minori disagi, come ha spiegato ai nostri microfoni il sindaco Mauro De Michelis. Signor Sindaco, i lavori nelle scuole di Via Cavour procedono, ma state facendo anche delle migliorie, soprattutto per quello che riguarda l'accesso alla nuova palestra che sarà aperta a tutti, non solo le scolaresche, ma anche altri interventi in città. Di che cosa si tratta? Sì, siamo molto soddisfatti perché finalmente la mensa è quasi pronta per accogliere i nostri ragazzi. Sono arrivate oggi le solette per fare questa terrazza che copre la mensa e questa terrazza serve anche naturalmente per colgarci la scala che verrà utilizzata dalle associazioni per recarsi nella palestra senza entrare in classe. Questo è il primo punto. Poi sempre nella scuola di Via Cavour, nella parte retrostante, c'è un investimento di circa 60.000 euro che sta partendo in questi giorni, che verrà utilizzato per mettere a posto la palestra della scuola, che anche questa verrà utilizzata anche dalle associazioni, non solo dai ragazzi. Insieme alla palestra verrà realizzato anche tutto il parco verde che sta intorno, perché noi teniamo anche l'ambiente e cercheremo di fare un bel lavoro. Ci sono altri due interventi importanti che faremo, perché non esiste soltanto la scuola di Andorra via Cavour, ma esiste anche la scuola di Molino, che è oggetto di un intervento sul tetto, in questi giorni si sta già realizzando, e poi verrà fatto un intervento nelle scuole materne, un intervento tecnico che verrà realizzato prima che ricominci la scuola. Per questo motivo il campo solare verrà svolto presso le scuole medie di Andorra. Quindi attenzione anche alla scelta della tempistica, perché insomma interventi fatti in un momento in cui le scuole sono più disponibili, chiaramente non ci sono i ragazzi. Se è possibile gli interventi li facciamo sempre durante l'estate, in modo tale che non ci siano disagi per i ragazzi durante l'anno scolastico. Dal 1 luglio al 30 agosto gli enti locali possono presentare domanda per ricevere finanziamenti per la ristrutturazione di edifici pubblici, lo ha evidenziato l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, ricordando che i fondi potranno essere utilizzati anche per la messa in sicurezza di edifici scolastici. Vediamo. Dal 1 luglio al 30 agosto le 14 città metropolitane italiane, le 86 province e i comuni potranno presentare le domande di cofinanziamento statale per la redazione di progetti per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell'ente e con destinazione d'uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. Il cofinanziamento statale a valere su un apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 90 milioni di euro in tre anni, potrà essere al massimo dell'80% per ogni progetto. Lo ricorda in una nota l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, che evidenzia anche che le domande potranno essere presentate tramite una piattaforma predisposta da Cassa Depositi e Prestiti, da lunedì 1 luglio e fino alle 13.59 del 30 agosto. Le province e le città metropolitane possono presentare domanda di ammissione a cofinanziamento di uno o più progetti fino a concorrenza delle risorse assegnate per ogni anno ad ogni ente. I comuni che vogliono accedere al fondo possono invece presentare domanda di cofinanziamento per un numero massimo di 3 progetti e per un importo massimo di cofinanziamento per ciascun progetto pari a 60.000 euro. Per 3 giorni, l'8, 9 e 10 luglio, il Ministero della Salute si aprirà all'ascolto dei protagonisti della sanità italiana in vista della definizione del Patto per la Salute 2019-2021 che sarà stipulato da Governo e Regioni per progettare le politiche sanitarie del prossimo triennio. Sarà una vera e propria maratona per rilanciare i temi del nuovo patto dal punto di vista di chi lavora, chi produce e dalle associazioni di cittadini e pazienti. Lo ha spiegato il Ministro Giulia Grillo. Sentiamo.
In questi giorni con le regioni stiamo scrivendo un documento importante, un documento che si chiama appunto Patto della Salute e che conterrà le priorità per i prossimi 3 anni che riguarderanno appunto la sanità in una visione di insieme fra Stato e Regioni. Però il Patto della Salute, anche se stipulato fra Stato e Regioni, riguarda tutti noi cittadini, tutti gli operatori della sanità, tutti gli stakeholder della sanità. Abbiamo pensato di creare un momento di confronto con tutti coloro appunto che volessero partecipare a queste 3 giornate che si svolgeranno presso la sede del Ministro della Salute l'8, il 9 e il 10 di luglio. Sarà un momento di confronto, una vera e propria maratona in cui appunto avrete la possibilità di esprimere i vostri punti di vista. Reputo importante e interessante potersi guardare e potersi raccontare proprio insomma faccia a faccia come e cosa si pensa in realtà, di cosa si può fare. Poi cercheremo ovviamente con le regioni di fare una sintesi, cercare di capire come i nostri punti di vista insieme possono in qualche modo essere diciamo contaminati e poi essere tradotti nel patto della salute. Quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi invito ad iscrivervi per partecipare. E ora passiamo a Sanremo, dove la lista 100% Sanremo è diventata Movimento Civico 100% Sanremo. Sviluppo, merito e territorio sono i cardini di attività del movimento, che si definisce come moderato e riformista. Ai nostri microfoni Sergio Tomasini. Siamo con Sergio Tomasini, entriamo subito nel merito di questa intervista. Il gruppo dei 100 ora è Movimento Civico 100% e c'è anche un nuovo direttivo, è così? Abbiamo certificato il passaggio da gruppo dei 100 al movimento del 100% Sanremo, c'è un nuovo direttivo che è stato democraticamente eletto, la cui presidente è Monica Albarelli. Un movimento che vuole espandersi. Un movimento che parte dai propri cardini, che sono lo sviluppo, il merito e l'ascolto, e un po' un movimento moderato, riformista, che vuole espandersi perché crediamo che i nostri principi fondativi siano importanti per lo sviluppo della città e della provincia di Imperia. Che taglio volete dare? Ma noi siamo aperti con un'opposizione in Consiglio Comunale rappresentato dal sottoscritto e dal collega Piero Correnti, un'opposizione costruttiva, vigile anche su quelli che saranno i temi cardini della città. Vogliamo contribuire in maniera fattiva ancorché siamo in minoranza. Occhi puntati sul casinò e le altre partecipate. Le partecipate sono un tema fondamentale anche perché sono un bacino anche di lavoro e di occupazione per la città di Sanremo. Sulla casinò in particolare attendiamo la nuova governance e speriamo che ci sia un serio cambio di passo da parte di questa amministrazione. La casinò negli ultimi anni ha sopravvissuto e qua c'è bisogno di un cambio di passo internazionale per trovare nuove linee di ricavo, favorire la stabilizzazione dei somministrati e anche una crescita dei termini del fatturato, che oggi è 43 milioni, l'80% sono le slot, quindi serve un cambio di passo radicale. Vi ponete anche come gruppo moderato e riformista? Assolutamente sì, sono i due cardini del nostro gruppo, le persone che ne fanno parte, ma tutti i simpatizzanti, coloro che hanno anche partecipato all'ultima assemblea che abbiamo fatto all'Ariston lo scorso lunedì, rappresentano di fatto un nucleo, parte della società civile che intende portare avanti con semplicità, umiltà e ascolto i problemi del territorio e rappresentarli tramite il sottoscritto e Piero Correnti in Consiglio Comunale. Prossimo passo, ora andrete a Roma alla convention di Toti. Sì, andiamo a Roma, una delegazione folta di persone, rappresentanti del gruppo dei 100 e del movimento civico, per ascoltare e capire come si sta muovendo il centrodestra. Saremo adesso, che cosa bisogna fare? Beh, tante sono le cose, oggi non stiamo lì a guardare i 5 anni perché c'è una continuità amministrativa, quindi sarà facile dare la paternità a questa amministrazione delle cose che non sono ancora concluse e speriamo lo siano nel futuro. Io spero veramente che questa amministrazione possa fare un cambio di passo dal problema dei rifiuti alle partecipate, al problema del decoro urbano, al problema delle frazioni troppo spesso inascoltate. Sono i primi segnali, sono di propositività, vedremo dove andremo a finire. Lei mi sembra motivato e anche agguerrito.
Ho la giusta motivazione dettata dall'entusiasmo che mi ha fatto candidare prima e continuare oggi. Ho un gruppo che sostiene, credo in una presidente che conosco da tanto tempo, che è anche stata la mia allenatrice di canoa, quindi so i suoi principi e i suoi valori del sacrificio, la dedizione, la resilienza, e conto su Monica e tutto il gruppo del Movimento dei 100. Penso a Romano Capponi come vicepresidente, all'ingegner Stefano Rossi, all'ingegner Ingenito, a Laura Nante, Stefania Mostardini, Davide Lanteri, tantissimi che oggi cercano di dare e portare continuità a questo principio che spero possa essere per Sanremo apprezzato e dia veramente continuità amministrativa. L'impegno della polisportiva integrabile alla manifestazione Subacquabili, giunta alla sua settima edizione, Open Day per la promozione delle attività acquatiche, in particolare della subacquea, con autorespiratori che fanno parte della proposta sportiva rivolta a persone con o senza disabilità. Vediamo. Si è svolta per la prima volta a Bordighera presso la piscina comunale Biancheri la manifestazione Subacquabili alla sua settima edizione, Open Day per la promozione delle attività acquatiche ed in particolare della subacquea con autorespiratori che fanno parte della proposta sportiva della polisportiva integrabili, rivolta a persone con o senza disabilità. La manifestazione ha come obiettivo promuovere ed affermare l'importanza dell'attività sportiva, in questo caso subacquea e natatoria, nella riabilitazione del soggetto infortunato e nella disabilità in genere, come potenziamento delle abilità residue, rafforzamento dell'autostima e raggiungimento del benessere psicofisico. Nel briefing iniziale è stato presentato il programma della giornata e proiettato un filmato sul fantastico mondo subacqueo. Vincenzo Rusello della scuola subacquea Mervin, che da diversi anni collabora con gli integrabili organizzando corsi sub ed uscite per immersioni, ha illustrato l'attività subacquea specificamente adattata alle diverse disabilità. Subito dopo hanno preso il via le prove di immersione con autorespiratore ed i neofiti hanno affrontato il cosiddetto battesimo sub, respirare per la prima volta sott'acqua. Esperienza veramente emozionante per tutti. Nelle vasche attigue, coordinati dalle operatrici Marzia Restelli, Alessia Adorno e Sara Trimarchi, i bambini e ragazzi che frequentano i corsi di nuoto con la polisportiva a piccoli gruppi si sono sfidati in gare amatoriali molto entusiasmanti, seguiti dai genitori a fare il tifo sulle tribune. Per tutti le premiazioni alla presenza dell'assessore del comune di Bordighera, Marzia Baldassarre, e dal sub professionista Angelo Trippodi, che ha fatto anche da supporto alle attività di immersione. Hanno conquistato una meritata medaglia Nicolò, Rocco, Giulio, Viola, Francesco, Marta, Ludovico, Alberto, Pietro, Bianca, Maxmi, Angelo, Ciro e Davide. Ricordiamo infine che la polisportiva organizza corsi per conseguire i brevetti e coordina giornate di immersioni nella zona di Sanremo e invita chiunque fosse interessato a prendere contatti. Prendono il via ad Aurigo i festeggiamenti in onore del patrono San Paolo. La festa religiosa avrà il suo culmine nella giornata di sabato in servizio. La parrocchia di Aurigo, con l'arciprete Don Jean-Pierre Vinciguerra, porta avanti le secolari cerimonie religiose legate alla festa di San Paolo. La parte più antica della tradizione comincia con la novena, con processioni tutte le sere dalla parrocchia al santuario. Il santuario di San Paolo ad Aurigo è uno dei pochi edifici religiosi dedicati all'apostolo dei Gentili, che fu uno dei maggiori predicatori del Vangelo, ed è l'unico santuario a lui dedicato nella diocesi di Albenga Imperia. Sabato, giorno della festa, si parte alle 7:30 del mattino dalla chiesa parrocchiale verso il santuario. I ragazzi e gli uomini del paese portano la statua di San Paolo per la prima messa del mattino alle 8. A seguire la messa solenne delle 11, celebrata da Don Danilo Gagliani, arciprete di San Matteo alla Iguglia. Alle 17 i vespri solenni. E restiamo sempre ad Aurigo, dove in onore del patrono San Paolo sono state anche organizzate delle serate gastronomiche di ballo e musica, e noi ne parliamo in un altro servizio. L'associazione Tre i Campanini, in collaborazione con il comune di Aurigo, organizza due serate di sagra con ballo. Venerdì 28 giugno, sagra delle trippe con apertura degli stand gastronomici alle 19 e dalle 21 serata danzante con l'orchestra Roberto Polisano. Sabato 29 giugno, sagra del panzarello e ballo serale con l'orchestra Domenico Cerri. Prosegue anche la tradizione delle mattinai. Il 29 giugno, giorno di San Paolo, a partire dalle 13:30, la gioventù percorre le vie del paese cantando e suonando e bussa di porta in porta per chiedere un contributo per l'organizzazione
all'organizzazione del ballo. Quest'anno per l'occasione sarà presente il gruppo musicale folcloristico I Monelli di Montegrosso Pianlatte. Adesso Riviere Venti, poi l'autostrada dei fiori. Di seguito indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona confine di Stato. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Borghetto e Albenga, chiusura della corsia di marcia per installazione assorbitori d'urto su cuspide uscita Albenga dal 24 giugno al 28 giugno. Ed è tutto per questa edizione, grazie per il vostro cortese ascolto. Andrea Pomati, auguri di trascorrere una buona serata. Arrivederci. Abusi e gestione illecita di minori, decine di arresti, Sea Watch a un miglio da Lampedusa è ancora stallo. Mercatone 1, via libera alla cassa integrazione. Decine di arresti nel Reggiano tra sindaci, medici, assistenti sociali, psicoterapeuti e anche un avvocato accusati di aver messo in piedi un illecito e redditizio sistema di gestione minori. I ragazzi sarebbero stati allontanati illegittimamente dalle proprie famiglie. Secondo la procura, che ha anche accertato due casi di stupro presso le famiglie affidatari e in comunità, quello che veniva spacciato per un modello istituzionale da emulare sul tema della tutela dei minori abusati, altro non era che un illecito business ai danni di decine e decine di minori. E ancora stallo sulla nave Sea-Watch, ferma da mercoledì a un miglio dal porto di Lampedusa. Non è ancora arrivata l'autorizzazione allo sbarco dei 42 migranti a bordo della imbarcazione della ONG che ha varcato le acque territoriali, nonostante l'alti intimato dalla Guardia di Finanza. Arrestate l'equipaggio, ribadisce Salvini. Il capitano De Falco, ex senatore del Movimento 5 Stelle, ora nel gruppo misto, difende il capitano della nave. Al momento comunque le fiamme già non le hanno ancora contestato nulla. Via libera la cassa integrazione straordinaria per 1.824 lavoratori di Mercatone 1. Ad annunciarlo è stato il Ministero del Lavoro. Il trattamento sarà erogato dopo verifica dell'inquadramento aziendale da parte dell'INPS dal 24 maggio al 31 dicembre del 2019. Un cittadino bosniaco di 39 anni, sospettato di coinvolgimento negli attentati terroristici del 13 novembre del 2015 a Parigi, è stato arrestato dalla polizia a Dresda lo scorso 20 giugno. L'uomo, secondo gli inquirenti, avrebbe appoggiato un'organizzazione terroristica legata agli attacchi che hanno colpito la sala concerti del Bataclan in Francia. E questa era la nostra ultima notizia. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi al sito adnkronos.com. Arrivederci ancora una volta dalla redazione web. La Juventus è sempre più vicina a Matthijs de Ligt. Pavel Nedved e Fabio Paratici si preparano a sferrare l'assalto decisivo per portare a Torino il giovane difensore dell'Ajax. I lancieri vorrebbero guadagnare circa 75 milioni dalla cessione del loro gioiello,
ma l'intesa potrebbe arrivare per una cifra tra i 65 e i 67 milioni. Per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore, l'agente Raiola è partito chiedendo 12 milioni a stagioni, che renderebbero De Ligt il secondo giocatore più pagato in rosa dopo Cristiano Ronaldo. L'idea della Juventus è di offrire un fisso da 7,5 milioni, più bonus legati al rendimento, ma decisamente facili da raggiungere. Infine, i bianconeri intendono mettersi al riparo, inserendo nel contratto una clausola rescissoria da 150 milioni a salire negli anni. L'arrivo di Antonio Conte all'Inter ha fatto subito effetto. La società nerazzurra comunica infatti il sold out per quanto riguarda la vendita degli abbonamenti. Sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2019-2020, avendo raggiunto il limite massimo fissato dalla società, scrive l'Inter sul proprio sito. Tutti i posti disponibili per le gare casalinghe dell'Inter al Meazza sono andati a ruba sin dal primo giorno di apertura alla vendita libera. Anche la fase dedicata alle conferme delle tessere della scorsa stagione si era conclusa con un record di abbonamenti rinnovati. Alla luce del sold out attuale, l'Inter ha fatto sapere che è aperta per la prima volta nella storia nerazzurra una lista d'attesa per il campionato 2020-2021, a favore di tutti i tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi da subito una priorità per il prossimo abbonamento. Si sa, a volte la volontà dei calciatori fa pugni con le esigenze societarie. È il caso di Gigio Donnarumma, portierone del Milan, che dopo tanti anni fra settore giovanile e prima squadra del diavolo, ora potrebbe lasciare l'Italia. Lui non vorrebbe, ma la sua cessione garantirebbe ai rossoneri un sacco di milioni su cui fare affidamento per alleggerire le cifre del bilancio. Su di lui non è una novità, c'è il Paris Saint-Germain. Oltre Alpe sono pronti a mettere sul piatto 50 milioni di euro per averlo, non tutti cash ma con l'inserimento nell'operazione di una contropartita. A Milano arriverebbe infatti il portiere Areola, valutato 30 milioni dai parigini, ai quali se ne aggiungerebbero altri 20 per completare il quadro. Il desiderio di Donnarumma sarebbe quello di restare a Milano, ma come dicevamo, a volte la volontà dei diretti interessati fa letteralmente a pugni con i bisogni del club. L'estremo difensore è un prodotto del vivaio di Milanello e di conseguenza la sua cessione sarebbe tutta plusvalenza. La scelta della Roma di annullare il ritiro a Pinzolo non solo non è piaciuta al sindaco del comune trentino, che ha parlato di offesa al territorio, anche diversi giocatori della rosa giallorossa hanno mostrato malcontento, seppur per motivi diversi. I più insoddisfatti sono i calciatori sudamericani, che se fossero stati avvertiti per tempo del cambio di programma avrebbero potuto prolungare le loro vacanze oltreoceano. Sulla scelta definitiva ha certamente pesato anche il parere dell'allenatore Fonseca, che non era contento di partire subito per la montagna con una rosa così incompleta. La nuova data del raduno potrebbe essere il 5 luglio.